Ciao a tutti ragazzi, è ufficiale, Héctor Moreno è un nuovo giocatore della S Roma. Ha firmato, l'abbiamo preso dal PSV Eindhoven con una cifra vicina ai 6 milioni di euro, cifra modesta comunque per un giocatore che ha 28 anni, quindi è già maturato e quindi è nel pieno della sua carriera e non c'è bisogno di far crescere. Secondo me noi l'abbiamo preso per un motivo, perché venderemo Mario Rui. Allora pensate, abbiamo Palmieri che tornerà verso novembre-dicembre dopo la rottura del crociato. Abbiamo Juan Jesus, che è un giocatore molto simile, perché Juan Jesus può fare sia il centrale di difesa che il terzino sinistro, come questo Moreno. Quindi, secondo me il suo punto di forza è la duttilità, perché facendo due ruoli potrebbe fare, diciamo, il doppio panchinaro, perché ora potrebbe giocare terzino titolare in caso venderemo Mario Rui, che secondo me è una pista molto probabile, quella della cessione di Mario Rui della Roma. Ma se no, potremmo sempre diciamo, fare diciamo, il secondo centrale difesa e il secondo terzino per adesso, perché finché non torna Palmieri, che comunque 3-4 mesi se li fa titolare, o Mario Rui o questo qui, non penso che si faccia titolare Juan Jesus, e saranno. Diciamo che sarà importante avere Héctor Moreno in squadra. Voi non state capendo l'importanza, forse. Allora, noi abbiamo due difensori centrali forti, quali Manolas, che ha ricevuto un'offerta dallo Zenit, ma sembra non intenzionato ad andarsene perché ha rinnovato da poco, e Fazio, che l'abbiamo riscattato minimamente, cioè non lo potevi non prendere, perché ha fatto una stagione veramente assurda. E poi che abbiamo come panchinari? Abbiamo Palmieri e Juan Jesus. E basta. E basta, perché Vermaelen, il panchinaro, è andato via. Abbiamo solo Juan Jesus, quindi questo qua farà il terzo difensore, tranquillamente. E non penso che si lamenti, comunque pagato 6 milioni non è che uno viene qua per fare il titolare alla Roma che si gioca la Champions League, almeno penso io, eh. Cioè poi se questo voglio fare il titolare lo rimandiamo via, perché a meno che Monchi non ha intenzione di vendere sia Palmieri che Mario Rui, non penso sia così stupido. E voglio fare i complimenti a Monchi perché ha fatto una trattativa senza che nessuno lo sapesse. Ha fatto firmare il giocatore, è arrivato, ha firmato e poi dopo si sa. Non si sa prima come hanno fatto tutti. Cioè, non mi piace a me questa cosa che stanno fa. Ah, il Milan ha fatto un mercato straordinario. Però comunque già si sapeva e viene Morata e viene André Silva. Morata non è venuto. E viene Gonzalo Rodriguez, Musacchio. Tutti si sapeva che venivano. E rischi che già, diciamo, se fai il nome di Morata e poi ti viene, cosa, come si chiama, André Silva, è ovvio che la piazza un po' è delusa, non perché André Silva sia scarso, ma perché prende di Morata. Invece se cominci a sapere che la Roma cerca un terzino, che so, fai il nome, un esempio, di Marcelo o di Jordi Alba, è ovvio che la piazza si scalda e poi ti arriva Moreno e sei deluso, anche se è un buon giocatore. E il ragionamento non è che se sarebbe mai venuto Marcello, nessuno ci avrebbe mai creduto. Comunque sono contento di questo acquisto, faccio i complimenti alla Roma. E niente, per questo video era tutto, è un video breve. Tra poco uscirà anche il video di Francesco e successivamente quello della ricompra di Pellegrini. E niente, ci vediamo nel prossimo video con di Francesco. Ciao a tutti.